da 2 giorni all'Hotel Poseidon di Torre del Greco per parlare della gestione integrata tra medico di medicina generale e specialista. È stato l'obiettivo della 3ª edizione del corso sulle dislipidemie, promosso dalla SISA, la Società Italiana per lo Studio dell'Arteriosclerosi, con il patrocinio del Comune di Torre del Greco. I relatori intervenuti hanno sottolineato l'importanza di effettuare prevenzione primaria e di rafforzare il dialogo tra le varie figure di medici, da quello di medicina generale allo specialista, con l'intento di sensibilizzare alla conoscenza della patologia aterosclerotica che negli anni, in modo subdolo, può sfociare in eventi acuti come l'infarto o l'ictus. Noi siamo partiti 3-4 anni fa per cercare di ricercare un dialogo soprattutto fra gli specialisti che lavorano in ospedale e anche negli ambulatori convenzionati con la medicina generale, perché ci stiamo rendendo conto che c'è un gap notevole fra la medicina ospedaliera e la medicina sul territorio, perché noi partiamo dal fatto che non vogliamo più vedere pazienti che arrivano a 50 anni, 45 anni, 60 anni che arrivano per eventi acuti, vogliamo agire un po' a monte. La prevenzione va fatta su questi tipi di soggetti in modo tale che non arrivino ad avere un evento, quindi il dialogo soprattutto con i medici del territorio e dei medici degli ambulatori convenzionati specialisti è molto molto importante per fare in modo che non arriviamo agli eventi acuti ma preveniamo. In particolar modo in questo tipo di convegno abbiamo parlato dell'aspetto lipidologico legato all'LDL colesterolo, che non è più un fattore di rischio come può essere il fumo, la pressione alta, il diabete, ma è proprio causa di aterosclerosi. Qual è stata la risposta dei medici di medicina generale? La risposta comincia a essere positiva perché non si agisce in modo da comportarci da eruditi chi lavora in ospedale e da fannullone chi lavora sul territorio. Si tratta di lavorare alla meglio nell'interesse del paziente. Ecco, come allora il medico di medicina generale deve intervenire sulla prevenzione? Con cose banali: misurare la pressione, fare gli esami ematici una volta all'anno, la glicemia, l'assetto lipidico, altri fattori di rischio, quindi cose banali che richiedono tempo che tutti i medici devono trovare nell'interesse del bene del paziente. Io e il dottor Pipolo siamo parte attiva della SISA, Società Italiana dello Studio dell'Aterosclerosi, entrambi ospedalieri, lui cardiologo, io un internista con interessi metabolici. Abbiamo deciso 5 anni fa di promuovere questo, il discorso delle disipidemie nell'ambito proprio della medicina generale. Quest'anno l'abbiamo fatto a Torre del Greco sperando di mandare messaggi, e devo dire che l'esperienza è stata estremamente positiva anche per la ricettività proprio dei medici di famiglia e soprattutto dei rappresentanti dei medici, che è stato estremamente disponibile. Tra l'altro abbiamo avuto il piacere di avere il professor Averna, ordinario di medicina interna di Palermo, che è un grosso esperto di dislipidemie, past presidente proprio della SISA, e uno forse dei più grossi generisti a livello europeo, che è stata la ciliegina sulla torta di questo convegno. Dottore Angelo Nocerino, che cosa dovrebbe sapere il cardiologo durante e dopo la sindrome coronarica acuta? Abbiamo parlato in questi 2 giorni di quello che succede nel paziente che ha un infarto acuto e essenzialmente poi quello che succede nell'infarto cronico. Fortunatamente in questo momento abbiamo una rete dell'infarto per l'infarto acuto che è una rete che funziona, vale a dire il paziente che arriva all'ospedale Maresca di Torre del Greco ed è affetto da una sindrome coronarica acuta, per fatto mandatario obbligatorio viene trasferito immediatamente al nostro hub di riferimento che è l'ospedale del Mare. Tutto quello che invece è più, diciamo, impegnativo da un punto di vista di terapia è il cronico, perché il paziente dopo 6 mesi, massimo 1 anno dall'evento acuto, va a finire in un limbo completamente misconosciuto e più, e viene perso di vista. Rimane un problema del territorio, rimane un problema del territorio intendendo dire dei medici di famiglia in prima battuta e poi degli specialisti ambulatoriali, e nel caso mio, avendo attivato da circa un anno un ambulatorio di primo livello all'ospedale Maresca, vale a dire i pazienti possono arrivare da me, li posso io visitare, fare un ECG, una visita, e quindi è un discorso di seguirli nel tempo. Quindi è fondamentale che ci sia una rete. Quando riguarda il cronico si deve creare una rete a livello
locale tra specialisti ambulatoriali e medici del territorio. Il Covid ha insegnato una cosa, che se uno si arrocca e sta chiuso non ricava niente, si deve riprendere a lavorare insieme. Qual è la più grossa carenza in questo momento? La carenza più grossa è la conoscenza della problematica, sia nel rapporto tra noi e gli specialisti, ma soprattutto tra di noi, per conoscere quelli che sono gli elementi basilari, iniziali, dal punto di vista clinico, ma anche dal punto di vista dei numeri del colesterolo che è nel sangue, per la fase preventiva. Siccome il medico di famiglia conosce tutta la storia, può intercettare un paziente con i valori del colesterolo nel sangue ed estendere poi tutto quello che è l'indagine, lo screening, all'intera famiglia. In prevenzione secondaria, quando il paziente cioè già ha avuto un infarto, molto spesso per i primi 6 mesi è un paziente modello. Passati i 6 mesi, passata la paura, incomincia a scordarsi che deve stare attento col mangiare, che deve fare la terapia, deve essere il medico curante, il medico di famiglia, a intercettarlo, a dargli di più quelle che sono le sue e possibilità di potersi curare bene per evitare ulteriori incidenti vascolari.